danna pacusera. Sanna murai domani. Maestro, c'è Luna Caprese, ma c'è anche Luna Maiorese, e proprio Maiori la ospiterà e probabilmente si ricorderà di questo brano che ha promosso questa perla della costiera in tutto il mondo. Sì, sì, Maiori mi sta nel cuore, perché in effetti tanti anni fa ero ragazzo e quindi ero fresco sposo, avevo Raffaele, il primo figlio che aveva qualche anno in effetti, e mi ricordo che con l'azienda di soggiorno, con dei poeti e musicisti di Napoli grandi, Tolino e Ferraro, fece questa canzone che io cantai, Luna Maiorese, Golden Moon in Maiori, che ancora oggi su internet gira il mondo ed è un disco 45 giri richiestissimo, ma è introvabile. Oi luna luna, oi luna maiorese, quando ti faccio amare. I ricordi sono enormi, perché questa canzone era molto amata da Don Girolamo Bottiglieri, allora presidente della provincia, da Mario Barrille, che era presidente dell'ente del turismo. E insomma, questi uomini sono stati determinanti nella mia vita, come il professore Liuccio, che era presidente dell'azienda di Amalfi, Pinto, Positano, e quindi a Maiori Del Pizzo, il dottor Raffaele Del Pizzo, che volle questa incisione, e quindi io ritorno a Maiori, dove oltretutto poi io feci anche l'omaggio a Caruso nel 1996, perché 100 anni prima a Villa Mezzacampo, ora sede del comune, aveva cantato Caruso, e io feci il centenario, e c'è una lapide nel giardino della villa che il sindaco di allora volle mettere al muro con questa data importante. 100 alberi limone e che insomma è chiaro che io sulla costa amalfitana la sto portando ancora oggi in tutto il mondo, e ringrazio molto la regione Campania, la SCABEC, che mi ha voluto coinvolgere in queste rivisitazioni. Siamo stati al Castello Aragonese di Baia, a Napoli, a Bacoli, quindi oggi invece siamo il 29 agosto, siamo all'anfiteatro del porto di Maiori, con uno sfondo meraviglioso dove vediamo l'isola dei Galli, vediamo Positano in distanza, e Amalfi, la torre di Amalfi. Insomma, è un gioiello, Maiori, Minore, tutta la costiera. È un gioiello che tutto il mondo ci invidia, e noi lo dobbiamo esaltare, e questo è lo scopo della regione, portare una ventata di vita, di grande vitalità in queste zone molto belle. Quindi io sono felice e aspetto tutti i salernitani giorno 29 agosto all'anfiteatro del porto di Maiori. Aspetto tutti gli amanti della canzone classica napoletana e gli amici di Bruno Venturini. Oi luna luna, oi luna.